Darei la parola ora a Mario Caruso, onorevole Mario Caruso, deputato alla Camera, eletto nella circoscrizione Est Europa, Germania in particolare. Buonasera, sicuramente è una bella eredità quella che io in un qualche modo assieme al mio amico Aldo Di Biagio affrontiamo e portiamo avanti in questa legislatura. Io, a differenza di Aldo, sono per la prima volta parlamentare, sono stato eletto nel 2013 e devo innanzitutto fare i complimenti e dire grazie a Claudio Migliolone per il suo bell'intervento, dove effettivamente è andato al di sopra di quello che dovrebbe essere il nostro mandato di parlamentare quando si parla italiano all'estero, perché effettivamente è giusto quello che lui dice ed è anche vero l'aspetto che noi in questo senso abbiamo un po' tutti quanti fallito il vero obiettivo per cui noi oggi ci troviamo a essere qui come rappresentanti in veste di parlamentare degli italiani all'estero. Detto questo, vorrei tornare a qualche cosa di di percorso di quello che è il CTM, di quello che voleva l'onorevole Mirko Tremaglia. Io ho vissuto questa esperienza per ben 25 anni, mi sono nutrito di quello che erano i suoi insegnamenti, di quello che era la sua spinta giornaliera, non a periodo, ma bensì giornaliera, per quello che doveva essere il nostro porci verso la nostra comunità di appartenenza, perché come voi ben sapete sono stato eletto nella circoscrizione Europa, vivo da 43 anni in Germania, sono stato per tantissimi, ma tantissimi anni coordinatore di una parte del Baden-Württemberg, da 6-7 anni sono il coordinatore europeo del CTM. Perché dico questo? Perché si fa grossa fatica in questo momento a sensibilizzare, rimotivare le nostre comunità sul territorio per quegli elementi che all'epoca hanno indirettamente spinto Mirko Tremaglia a creare il CTM. Perché ci sono due aspetti che vanno visti in un'ottica ben precisa e ben delineata. Il primo, la società di oggi, la terza generazione, non è la prima generazione. Penso di essere già in gran parte tutti integrati, hanno fatto la scuola in Germania, hanno fatto la scuola in Svizzera, un po' dappertutto, dove sono nati, cresciuti, per cui ci sono degli aspetti che non hanno le stesse esigenze che avevano i padri, la prima generazione, la seconda generazione, perché non si conosceva la lingua, era un paese estraneo, avevano altre necessità. La struttura, la società che vivevano in quel periodo non dava la modernità, non dava tutti questi servizi, io parlo dell'estero, non parlo dell'Italia, che oggi magari vengono offerti e che in ogni caso loro sono già così integrati che vivono con una certa facilità. Io mi ricordo in Germania per leggere un giornale italiano dovevamo aspettare il lunedì e leggevamo il giornale del venerdì, e siamo in Europa, non eravamo in America, cioè non posso immaginare cosa era in Australia e in altri posti. Oggi è un discorso reale, insomma, non è che c'è più bisogno di aspettare il lunedì per sapere quello che hanno scritto lui il venerdì, è in tempo reale. E questo è già qualche cosa che fa un po' la differenza come attaccamento, come perseguire determinati valori, determinati obiettivi nel contesto dell'umanità, della comunità. Cosa è successo? Noi questo passaggio, questo sviluppo, questa emancipazione, chiamiamolo come vogliamo, questo progresso, noi attenti, noi portatori di questi valori, portatori di questo sensibilizzare la nostra gente
quello della madrepatria, perché loro amano l'Italia, loro sono affezionati all'Italia. Il vero italiano lo riscontro io all'estero, non lo riscontro più in Italia, perché salto da un punto all'altro. Io arrivo in Germania nel 73, i tedeschi mi dicevano: ma voi siete un grandissimo popolo, a prescindere dalla cultura e tutto quello che voi avete dato all'umanità, ma avete una grande cosa, i valori, la famiglia. Delle cose che in gran parte dei paesi del nord Europa ci invidiavano. Oggi vedo che loro si sono ricreati questo contesto. Oggi da noi in Germania riscontro più questo che in Italia. Perché? Io vivo questa esperienza con grande fatica, perché vedo un grossissimo malessere nella nostra gente. Parlo dell'Italia e poi la confronto con quella dove vivo io abitualmente. Si è perso quel senso civico, quella motivazione, quel valore che un tempo era la cosa più importante di una famiglia. Se si poteva si faceva, si condivideva con la famiglia. Se sai, questa cosa non si può, cose semplici, non bisogna parlare di cose grandi, ma di cose semplici, perché tutto parte dalle cose semplici, dalle cose piccole. Per arrivare a cose grandi bisogna avere sapere costruire le cose piccole, realizzare prima le cose piccole e poi sopravvivere alle cose grandi. Tutto questo in questa società, un po' perché il progresso ci impone determinati ritmi, un po' perché la gente pensa di essere all'avanguardia, di essere al passo del progresso, non lo è. Allora che succede? Si vuole tutto e subito, e tutto questo non è possibile. E Mirko Damaglia questo noi ce l'ha imparato giorno dopo giorno. E non bisogna mai perdere l'obiettivo, il traguardo, ma bisogna anche essere consapevole con se stessi e con chi ti ascolta e con chi ti chiede, che per fare questo percorso ci sono bisogno di tempo, di sacrifici e di crederci, ma di crederci fortemente. E tutto questo è realizzabile se c'è un rapporto di grande reciprocità e di condivisione tra una e l'altra parte, perché nel mio paese mi hanno imparato, mi faccio sempre degli esempi che sono poi quelli che mi accompagnano ogni giorno e mi aiutano a superare determinate cose con molta facilità. I rapporti, gli affari, la convivenza con le persone, bisogna essere sempre in due a volerlo, perché tutto questo, se non c'è, non è realizzabile. Magari a volte si fanno delle cose per necessità, ma non c'è la condizione perché si sta facendo. Allora io dico, parliamo di cose importanti, parliamo di qualcosa che dovrebbe essere la radice di una società civile, di una società che veramente si ritiene moderna, che si ritiene al passo del progresso. È proprio quello di discutere, di trovare un punto di condivisione. Questa era la scuola di Mirko Damaglia e io mi faccio sempre a questo aspetto qua, perché il nostro ministro è quello che a noi ci ha dato dignità, nello stesso tempo ha salvaguardato lo Stato italiano, parliamo adesso l'AIRE, la maggior parte degli italiani che vivono qui non sanno nemmeno che cos'è l'AIRE, è chiaro? L'AIRE ha permesso intanto a noi di farci ritornare a essere con dignità e con paritetico aspetto e occhio strutturale, giuridico, chiamiamolo come vogliamo, italiani. Ma allo stesso tempo cosa ha prodotto questo aspetto qui? Ha prodotto che il nostro Stato venne da questa legge oggi che è quasi in essere, ancora non è del tutto completata, ambasciatore, non è del tutto completata. Le parla uno che per tanti anni ha collaborato con le varie reti consolari. Oggi è quasi vicina a essere completata. Ha permesso che magari non succedevano tutte le belle truffe che sono successe, scusa che parlo di questo, negli anni 60-70. Io mi occupo di previdenza, vedo persone che ricevono una pensione in Italia già da 6-7 anni, pur lavorando, pur vivendo ancora in Germania e lavorando. C'è la famosa legge dei 35 anni, 58 anni e si andava in pensione. Con l'AIRE questo non è più possibile, perché ci sono le convenzioni, ci sono tanti meccanismi, e questo grazie a un pioniere che si chiama Mirko Damaglia, perché questa è una sua creazione.
per finire con la legge e il diritto, devo dare gli italiani all'estero in tutti i posti, come diceva il collega Michelone. Questo ha permesso a noi tutti di avere una dignità completa, poter partecipare nella vita civile, sociale del paese a cui io appartengo e che io amo e che io vivo per questo paese. Non c'è un italiano all'estero che non dice di vivere per l'Italia, non c'è un italiano che non pensa minimamente all'Italia. Questo è il valore da che noi dobbiamo trasmettere. Io ci sto provando nel mio piccolo, perché non è semplice, essere parlamentare è una gran bella cosa, ma non è che ci siano molti spazi, o sei all'opposizione o sei nell'area di governo. I ruoli e i giochi voi li sapete un po' tutti quanti, non andiamo in questi dettagli perché è ripetersi. Però una cosa ve la dico: noi non dobbiamo demordere. Noi CTM vogliamo continuare in questo percorso, perché è il percorso che ci ha permesso, a me è permesso di oggi essere qui, poter parlare con tutti quanti voi, mi ha permesso di conoscere persone che sono da Claudio Micheloni a San Galli e quant'altri, perché non avrei avuto la possibilità se non facevo parte di questa grande e sana famiglia che è il CTM. Per finire, voglio dire questo, che lui aveva anche un altro grandissimo pregio, Mirko Tremaglia: mediare in un modo intelligente e con equilibrio, senza mai perdere di vista qual è quello che era il suo obiettivo. E la legge, la legge di voto all'estero lo dimostra. Se lui non riusciva a avere questa grande dote di comunicativa con tutte le forze politiche, oggi noi non saremmo qui, non saremmo a parlare di questo aspetto qui. Perciò io con molta pacatezza e con grande rispetto e emozione voglio concludere dicendo: il CTM, carissimi amici, oggi è più attuale di come era 20 anni fa. E l'ha dimostrato questa debacle che abbiamo vissuto ieri al CGE e che hanno vissuto oggi e vivranno ancora domani i nostri consiglieri che ci rappresentano in questo contesto. Allora io dico, il CTM oggi è ancora più attuale di come era prima. La nostra comunità, che poi le cose positive che noi riusciamo a mettere all'estero le riportiamo anche in Italia, che possono diventare positività anche per la comunità italiana, per il popolo italiano e quant'altro. Perciò noi non dobbiamo perdere di vista questo aspetto qui. Siamo ancora più attuali di prima, perché siamo gli unici, come giustamente sottolinea il mio collega e amico Claudio Micheloni, che ha continuato su questa linea, pur trovandosi, e si è visto ieri come oggi e nei prossimi giorni, in gravissime e serie difficoltà. Loro non hanno imparato niente. Noi pensavamo che il nostro messaggio era in gran parte stato recepito, in un qualche modo avevano capito che dovevano alcuni aspetti vederli in un modo diverso. No, sono rimasti su quelle posizioni. Ciò vuol dire che il nostro ruolo, la nostra missione che abbiamo dato a Mirko Tremaglia è oggi più attuale di come poteva essere 10 anni, perché, e per finire, con la conquista di avere Mirko Tremaglia ministro degli affari all'estero pensavamo che tutto questo era un aspetto superato. No, non è superato niente, perché il tempo non è stato abbastanza per poter avere questa forza di maturazione verso gli altri, e oggi noi riscopriamo che siamo, come dicevo, più attuali di come eravamo molto tempo fa. Io vi ringrazio, ben volentieri sarei rimasto a seguire tutti i lavori, perché queste sono cose che a me, questi incontri, questi momenti sono per me di vitale importanza, perché mi nutro ben volentieri di queste positività, perché da queste cose si può ritrovare la linfa e la motivazione per andare avanti. E vi dico con molta franchezza, non è facile. Grazie di cuore e buon lavoro.